Più funzionalità, più prestazioni, più compatibilità. LibreOffice 6.4 rappresenta un aggiornamento fondamentale. Nello Start Center le miniature ora dispongono di icone che consentono di individuare il tipo di documento a cui fanno riferimento. L'intera suite è ora dotata di un generatore di codici QR che permette di creare codici leggibili dai vari dispositivi. La funzione di oscuramento, introdotta in LibreOffice 6.3, consente di nascondere i dati sensibili o riservati contenuti in un documento. In LibreOffice 6.4, una nuova funzione di oscuramento automatico offre la possibilità di nascondere i dati basati su corrispondenze di testo o di espressioni regolari. La compatibilità con Microsoft Office è stata sensibilmente incrementata, soprattutto per quanto riguarda i file XML, DocX, PPTX ed Excel 2003. Il sistema di aiuto, ora dotato di molte pagine contenenti schermate localizzate, restituisce risultati di ricerca sempre più rapidi e precisi, garantendo così una migliore esperienza d'uso. In Writer, l'elaboratore di testi, è stato aggiunto alla barra laterale un pannello denominato Stili di tabella. I commenti possono ora essere contrassegnati come risolti. Inoltre, è ora possibile aggiungere commenti a immagini e grafici. È stata introdotta un'opzione per evitare la sovrapposizione delle forme. Le operazioni di copia e incolla delle tabelle sono state infine perfezionate grazie alla nuova opzione Incolla come tabella nidificata all'interno del menu Incolla speciale. È ora possibile esportare i fogli di calcolo in un'unica pagina PDF. Ciò consente di acquisire una visione d'insieme di tutti i contenuti di un foglio di calcolo, evitando così di stamparli su più pagine. La gestione delle celle con collegamenti ipertestuali viene resa più efficiente e viene garantito un incremento delle prestazioni dei fogli di calcolo contenenti numerosi commenti, stili e revisioni. Nel menu Forma, una nuova voce denominata Consolida testo integra in una sola il contenuto di più caselle di testo. Ciò si rivela utile se dopo l'importazione di un documento PDF il contenuto del testo risulta frammentato in diverse caselle. Inoltre ora è possibile rimuovere rapidamente i collegamenti ipertestuali dai contenuti tramite menu contestuale. In LibreOffice Online, la versione della suite basata su cloud, le proprietà delle tabelle possono ora essere agevolmente modificate all'interno della barra laterale. In Writer potete ora disporre di un totale controllo sulla gestione dell'indice. Infine, nei fogli di calcolo, la barra laterale fornisce ora un'ampia gamma di funzioni per i grafici selezionati.